è morta. Benvenuti al questo concerto della rassegna Suoni all'inverso, jazz, blues e dintorni. Questa rassegna che ha avuto inizio qui il 24 giugno qui in Piazza Castello, grazie alla sinergia dell'associazione musicale Suoni dal Castello di Conversano con il nostro amico Verso Caffè e Restaurant. Colgo l'occasione per ringraziare i manager del Verso, Giampiero De Palma e Pietro Di Dio, e vorrei che il primo applauso della serata andasse a loro, perché veramente stanno dando tantissimo per questa bellissima rassegna. Bene, anche colgo l'occasione, lo faccio subito, per ringraziare gli sponsor che hanno animato lo slideshow che è presente ormai su tutti i social network, lo slideshow con tutti i musicisti della rassegna, e gli sponsor veramente graditissimi che hanno contribuito alla realizzazione di questi eventi sono Imperial Caffè. Devo ringraziare tantissimo anche Punto Bar dei fratelli Vito e Toro Travel, Cupersanum Immobiliare, Spisso Pizzeria, Ocno Plasti Infissi, Io Bimbo Conversano, Punto Bar, Vixor Informatica, Nettis Macelleria, Panzerottiamo con la nuova sede in via Fratelli Nenni, Nettis Macelleria, Imperial Caffè, L'Angolo delle Bontà e Pinsotti, Pinza e Bacaro. Veramente io dico anche a loro un grande applauso, perché ci hanno dato tantissimo, e veramente dico a loro grazie per poter aver realizzato questo bellissimo slideshow che racconta tutta la rassegna con tutti i musicisti. Bene, questa sera la nostra rassegna è stata intitolata con il sottotitolo Jazz, Blues e dintorni. Io dico che il jazz è una musica che chiaramente è conosciutissima, però nessuno sa che il blues ha le identiche origini, perché il blues nasce nel 1900 proprio come il jazz, anzi direi il blues ancora prima, nel 1890, proprio la forma musicale. Però le origini del blues ve le racconto perché sono molto importanti. Allora, il blues è un genere musicale, è una forma musicale che ha avuto origine nel profondo sud degli Stati Uniti intorno al 1860 da afroamericani, dalle radici nelle canzoni di lavoro afroamericane e negli spiritual. Il blues incorporava spirituals, canzoni di lavoro, urla sul campo, grida, canti e semplici ballate narrative in rima. La forma del blues onnipresente nel jazz, e questa è la verità, nel rhythm and blues, nel rock and roll, è caratterizzata dal pattern calls and response, chiamata e risposta. La scala blues e specifiche progressioni di accordi, di cui il blues a 12 battute è il più comune. Anche le note blu o note preoccupate, di solito terze, quinte, settime appiattite in altezza, sono una parte essenziale del suono. Il blues shuffle o walking bass rafforzano il ritmo simile alla trance e formano un effetto ripetitivo che possono essere ricondotti alla musica dell'Africa. Le origini del blues sono strettamente legate anche alla musica religiosa della comunità afroamericana, gli spirituals. La prima apparizione del blues è spesso datata dopo la fine della schiavitù e in seguito lo sviluppo del juke joint.